in compagnia di sua madre, abbiamo seguito Gesù fino al gesto estremo della sua dedizione per noi, della sua offerta. E lo abbiamo fatto con la forma di preghiera che più corrisponde al bisogno del nostro cuore. Il Santo Rosario, come diceva Giovanni Paolo II, batte il ritmo della vita umana e la ripetizione dell'Ave Maria non è ripetitività che annoi, ma, come dice il senso della parola, ripetere esprime incessantemente il bisogno che è proprio dell'amore, cioè il bisogno di mendicare continuamente la presenza dell'amato. Così noi questa sera in Duomo, e quanti sono con noi connessi mediante i diversi mezzi di comunicazione, facciamo l'esperienza che sempre facciamo quando ci affidiamo a Maria: torniamo un poco bimbi. E così come i bimbi non si stancano mai di ripetere, di domandare incessantemente, anche noi abbiamo pregato con questo gesto semplicissimo e alla portata di tutti. Abbiamo cominciato con Gesù nel Getsemani, ma vediamo la corrispondenza, la consonanza profonda tra la risposta di Maria e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Non come voglio io, ma come vuoi tu, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore, Maria. E Gesù stesso ci ha voluto quotidianamente educare a questo fiat, innestandolo nella preghiera che ci ha insegnato: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. San Giovanni Paolo II ha notato per noi che così Maria diventa la prima discepola di suo figlio. Così anche per noi, in ogni relazione di autentico bene. Pensiamo per esempio a quella tra gli sposi, magari dopo tanti anni di matrimonio, si diventa in un certo senso i discepoli gli uni degli altri. Si fa l'esperienza di una progressiva sintonia, di una progressiva assimilazione dell'uno all'altro. E come sarebbe possibile educare il grande compito della Chiesa se non ci fosse questo scambio continuo, questa osmosi tra l'allievo e il maestro? Abbiamo poi contemplato il mistero terribile della flagellazione, come è difficile per noi non lasciarci estraniare nel momento della preghiera, non perché si possa pretendere di dominare in ogni istante con la nostra coscienza dei misteri così superiori a ogni nostra immaginazione e forza che Dio si lasci flagellare. Ma come si può accettare un mistero così terribile che conduce alla soglia dell'annientamento totale già di per sé? Giustamente gli esegeti dicono che morì presto sulla croce il crocifisso perché era stato sostanzialmente annientato dalla passione di cui i flagelli sono stati un
un'espressione terribile e violenta. E San Giovanni Paolo II ci ricorda che perché questo accada ci vuole l'azione della grazia unita a quella della libertà. E lo dice parlando dell'obbedienza eroica dimostrata da Maria, che nella fede sta di fronte a questo strazio del suo figliolo. Pensiamo alla fatica che facciamo, alla resistenza che abbiamo lungo la nostra giornata, a lasciare che la grazia, cioè Cristo vivo in mezzo a noi, presente in noi quando siamo in grazia di Dio, perché la Trinità dimora in noi per la potenza dello Spirito, a mettere insieme, a lasciar coesistere la grazia con la nostra libertà. Noi tendiamo sempre a contrapporle, come se la nostra libertà prendesse tutto il campo, come se fossimo i creatori di noi stessi, gli attori, gli artefici di ogni nostra azione. E poi, quando siamo in qualche modo provati o schiacciati dalla nostra piccolezza, allora guardiamo in alto, guardiamo alla grazia di Gesù. Invece no, vanno sempre insieme. Tanto più siamo nella prova, nel dolore, nell'ingiustizia, sempre c'è il 100% della grazia e della libertà, perché Gesù non ci abbandona mai, è il Dio vicino, è il Dio che ci accompagna passo dopo passo, perché sempre, non dimentichiamolo mai, sempre la grazia abbraccia da ogni parte la nostra fragile libertà. E tanto più quanto più la nostra libertà tende ad andare lontano, a smarrire il centro, tanto più questo abbraccio si fa forte, tenero e deciso, come sa essere Gesù. Ma poi ai piedi della croce, quando Gesù è incoronato di spine prima e poi spogliato, Maria partecipa sempre nella sua fede viva al mistero di questa spogliazione, un po' come la nostra vita che avanza lentamente in questo pellegrinaggio a imitazione di Gesù, e la natura stessa si incarica adagio di spogliarsi da tutte le nostre eccessive sicurezze fondate sulla salute solida, fondate sui progetti, fondata sull'avvenire davanti, fondata sui sogni, sulle fantasie. Ma guai se questo ci precipitasse nella malinconia, nella depressione. Al contrario, questa spogliazione, come fu per Gesù e come fu per Maria nella fede, deve fare emergere la gloria del crocifisso, nella quale già la potenza del risorto si innesta. Come Gesù umiliò se stesso, Maria fu l'umile sua serva. Che mistero è questo svuotamento del Figlio di Dio a nostro favore, questa misura smisurata dell'amore che anche noi, nonostante i nostri limiti, proviamo verso le persone che ci sono state affidate per vocazione, il marito, la moglie, i figli, ma tutti quelli che sono nell'angoscia della malattia, nell'ombra della morte, nella desolazione dell'abbandono, nella pena del carcere, nel dolore innocente, nella folle violenza della guerra, nell'implorazione spesso muta dei poveri, nel lamento dei troppi affamati, nel calvario degli esiliati e dei migranti, nella straziante gloria dei nostri martiri.
chiediamo, fratelli e sorelle carissimi, alla Vergine questa sera che suo Figlio si faccia sentire nella nostra vita, che noi non lo blocchiamo fuori dalla porta del nostro cuore, e tanto più la prova è dura, tanto più ci consoli la dolcezza della sua compagnia. Dulce lignum, nel quarto mistero abbiamo contemplato la salita verso il cranio. San Giovanni XXIII ci ha detto: nella croce sta la salvezza, e l'ha definita così, l'effusione di una celeste soavità, la salvezza. Non siamo più un enigma, è vero, ieri non c'eravamo, oggi ci siamo, domani non ci saremo sulla scena di questo mondo, ma questo non vuol dire che siamo un essere scombussolato e strano. Non siamo un enigma perché Gesù e sua madre ci hanno insegnato da dove veniamo e ci insegnano dove andiamo. Dove andiamo? Ecco allora la forza della consolazione della sua compagnia, per cui siamo convenuti qui o da lontano con sua madre abbiamo salito i passi della sua consegna totale sull'ignominia della croce. E qui dobbiamo trattenere quello che il Santo Papa Bergamasco ci ha insegnato. Dice che Dio in questa salita rappresenta tutto il genere umano. Quante immagini, carissimi, vengono alla nostra mente, le immagini dei milioni di persone che emigrano lasciando le terre, le immagini degli esiliati, le immagini di tutti gli uomini stanchi, affaticati, l'immagine di questo nostro continuo quotidiano agitarsi in un mondo convulso, assetato di verità, di bellezza, di bontà, che ha fame e ha sete di gioia e non riesce fino in fondo a vedere la strada. Lui porta con sé in quelle strade strette di Gerusalemme, in mezzo a quel suk, porta con sé tutte le generazioni umane di tutta la storia, porta ciascuno di noi con sé. Ed è per questo che noi siamo vicini a tutti in questo momento di preghiera, a tutti i nostri fedeli ambrosiani in modo speciale, a tutti gli abitanti di queste nostre amate terre. Con Maria guardiamo Gesù che sale lentamente verso la consegna di sé per imparare da Lui un briciolo di offerta, un briciolo di amore. E mi piace ricordare quello che Papa Francesco ha detto il giorno della canonizzazione di questi due grandi pontefici. Hanno conosciuto le tragedie del XX secolo, che secolo terribile, milioni di morti apparentemente inutili per una striscia di terra, la Prima Guerra Mondiale, lo sconvolgimento tragico della Shoah, il gulag terribile, e pensavamo dopo la caduta dei muri alla pace, a una serenità diversa, ma quante contraddizioni, quanta guerra ancora, quanta fatica nella nostra umanità e anche quanta confusione, quanto anelito alla dignità, alla libertà realizzata, ma quanta contraddizione. E allora dice Papa Francesco: i due papi hanno conosciute le tragedie del XX secolo, ma non ne sono stati sopraffatti. Perché? Perché più forte in loro era Dio. Ecco, carissimi amici, l'imponenza di Dio nel nostro quotidiano,
come si può vincere la nostra tendenza alla meschinità, senza questa imponenza di Dio, senza lasciare essere Lui come protagonista. E aggiunge il Papa Francesco, più forte era la misericordia di Dio che si manifesta nelle sue piaghe, più forte era la vicinanza materna di Maria. Ecco perché la morte del Signore Gesù è segno di sicura speranza. E poi nel quinto mistero abbiamo visto la morte gloriosa di Gesù crocifisso per la nostra salvezza, per la salvezza del mondo intero. Gesù misericordia, Gesù misericordia vivente di tutta quanta la Trinità. E poi Gesù accolto nelle braccia della Madre, pietà elargita a tutto il genere umano, Maria nostra Madre che fa della Chiesa immacolata, perché la Chiesa è in se stessa immacolata al di là dei peccati e dei limiti degli uomini, di Chiesa del suo personale, Maria immacolata che ci porta questa sera, che porta tutta la Chiesa universale, che è chiamata a lasciar trasparire il volto pieno di gloria del crocifisso che salva, che riempie di speranza. Allora custodiamo questo pegno inesauribile, il pegno del sangue di Cristo, come l'ha chiamato San Giovanni XXIII, partecipando virtuosamente all'Eucaristia domenicale, a qualche Eucaristia feriale, e prolungando questa nostra attitudine pietosa, questa riconoscenza per il pegno eucaristico nell'adorazione. Lo chiediamo pregando la Madonna, dicendole: Madonnina, tu hai vissuto il confidente abbandono al disegno del Padre, spesso così misterioso da risultarti incomprensibile, così doloroso da apparirti insostenibile, certa che nulla è impossibile a Dio. O Maria, Madre della Fede, noi questa sera ci affidiamo a te con tutti i nostri fedeli sparsi nelle nostre parrocchie che stanno celebrando come noi il Santo Rosario al termine di questo mese di maggio. Tu hai attraversato instancabile pellegrina tutte le prove dell'esistenza, accompagnando la Via Crucis di Gesù e quella di ogni uomo. Hai accompagnato la sua via, la via del tuo Figlio, per accompagnare personalmente la via di ciascun uomo, certa del destino buono che ci attende. Ecco perché, Maria, Madre della Speranza, noi confidiamo in te. E tu, o Maria, non hai trattenuto nulla per te, totalmente ti sei donata fino alla fine, accogliendo Giovanni sotto la croce al posto di tuo Figlio. Hai accolto per sempre ogni uomo. Tu ci hai insegnato che la vera parentela, la grande parentela che esalta e fa esplodere la parentela della carne e del sangue, è la parentela dei cristiani. Più di ogni altra cosa vale il fatto che abbiamo in comune Cristo Gesù, e Maria ce lo ricorda. Preghiamo perché questa comunione venga prima di tutto, sempre prima di tutto nei confronti di tutti. O Maria, Madre della Carità, Mater Communionis, custoditi nel tuo abbraccio, noi ci consegniamo a te, lieti e di tutto cuore.